La scuola non si ferma e l'Isis Majorana Fascitelli lo dimostra con i fatti. Nel giorno in cui Amerigo Iannacone avrebbe compiuto 70 anni, l'Istituto Superiore di Terni ha promosso un incontro in streaming dedicato proprio all'intellettuale originario di Ceppagna, frazione di Venafro, scomparso nel 2017. Lo ha fatto dando vita alla 14ª edizione del progetto A Zonzo nel tempo che fu. Coordinato dal professor Giovanni Petta, porta il nome di una delle tante opere dell'autore molisano, ospite fisso del Majorana Fascitelli. Io ricordo solo brevemente non solo la grande umanità e la perizia con cui dall'esperanto alla poesia, al romanzo, alla bellezza della lettura ha incontrato tantissimi studenti del nostro liceo e non solo, ha incontrato tanti giovani e forse la sua cifra più importante è stata quella dell'ascolto e dell'apertura. Amerigo non ha mai negato un colloquio a un giovane scrittore, a un ragazzo di 16 anni che volesse pubblicare le sue poesie e ha sempre cercato di portarlo a maturazione prima della pubblicazione. Quindi è stato davvero un intellettuale importante per la nostra regione. Questo lavoro di Iannacone ha ispirato la realizzazione e la pubblicazione di due volumi, due raccolte di racconti a cura degli studenti della seconda D dello scientifico e della seconda B del classico, frutto di una serie di interviste ad alcuni anziani, invitati a raccontare la loro infanzia negli anni 50. All'incontro con i ragazzi hanno partecipato anche i poeti Antonio Vanni e Giuseppe Napolitano, oltre alla figlia dell'intellettuale molisano Eva Iannacone. Davanti al PC c'era anche il dirigente scolastico Carmelino di Nezza, collegata per sottolineare l'importanza di questo progetto. È duplice la finalità di questo incontro odierno, di questa presentazione. Sicuramente quella di promuovere ancora una volta un proficuo confronto fra generazioni diverse, ma anche quella di ribadire la naturale vocazione della nostra scuola, cioè quella di apertura al territorio, che in questo momento così difficile è stata un po' fermata dall'emergenza che stiamo vivendo.